ci sono semplici archivi e ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni la Fondazione Craxi. Craxi dovrebbe avere il coraggio di venire qui, a Piazza Navona stasera, se è innocente. Quindi il processo si dovrebbe fare qui a Piazza Navona stasera? Sì, anche. Arrivati a sto punto, sfasciamo tutto. Invece di porre un rimedio non traumatico, si è dato il via ad una falsa rivoluzione. Vede, una rivoluzione ha bisogno di un'ideologia rivoluzionaria e di rivoluzionari veri. Invece questa è stata una falsa rivoluzione, con rivoluzionari finti, eroi finti, ed è una rivoluzione che infatti è in via di fallimento. Naturalmente in un periodo di democrazie governanti non si può immaginare soluzioni cruente, anche se nel mio caso la violenza è stata usata e come. È stata usata e come la violenza. Questa rivoluzione è dei tempi moderni, è postmoderna, è una rivoluzione giudiziaria del terzo millennio. Alla fine degli anni Ottanta, la situazione politica italiana vedeva nella Democrazia Cristiana un partito di governo al potere dal dopoguerra. Il Partito Comunista Italiano, legato al suo omologo sovietico, rappresentava l'altra idea di società incarnata dalla Rivoluzione Russa. Il Partito Socialista Italiano, che fino agli anni 70 aveva seguito i compagni comunisti nell'ispirazione della lotta di classe, con Craxi abbandona l'idea del leninismo per avvicinarsi alla socialdemocrazia europea e alla tradizione riformista italiana. La caduta del muro di Berlino ha sbloccato la situazione italiana ed era suscettibile, e Craxi l'aveva capito benissimo, di darle uno sbocco, invece che così negativo, molto positivo, nel senso che questa apriva la strada all'alternativa di sinistra, no? Craxi portò i comunisti in Europa. Io nell'idea che cadendo il muro di Berlino, dovendo cadere la sudditanza dei comunisti italiani a Mosca, venivano meno le condizioni per le quali tanti anni addietro, nel 1921, si era creata la frattura, pensando che bisognava cambiare la situazione in Italia e che i comunisti rappresentavano una grande forza popolare, e io immaginai che bisognava disegnare una strategia di unità socialista. Mi chiedevano di non farlo in campo internazionale. Io fui il relatore che propose di accettare la richiesta di adesione del PDS all'Internazionale Socialista. Mal me ne incolse. Subito dopo, questi già cavalcavano l'onda del giustizialismo politico. Il gruppo dirigente del PDS aveva già deciso di andare fino in fondo, di spingere l'acceleratore fino in fondo e di cogliere l'occasione per togliersi di mezzo, per spazzare via soprattutto i socialisti, parte della DC, dividerla e annetterla in parte nella logica del catto comunismo. Non avendo più cielo da vedere né terra su cui camminare, perché il crollo del comunismo internazionale aveva azzerato ogni tipo di valore, e l'unico attaccapanni dove si poteva mettere il vecchio colbacco era quello di una presunta diversità morale. Tutta questa grande rivoluzione si fonderebbe sul fatto che si è scoperto che il sistema politico italiano si finanziava illegalmente, cosa di cui tutti erano a corrente e sapevano benissimo,
qualcosa di cui tutti sono corresponsabili e attraverso quest'arma si è aperto il varco. Craxi lo disse subito in Parlamento, quando ancora non era scoppiato il caso Craxi. In questo momento parla da statista, non da imputato. Buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Si è alzato qualcuno? L'Aula era stracolma. Quello fu uno dei pochi momenti di verità di tutta questa vicenda. Fu un momento solenne di verità, quel silenzio. Non era una chiamata di Loretta. Il profilo del discorso di Craxi era un profilo alto di difesa della democrazia. Anche per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, non aver tolto a volo il discorso di Bettino Craxi, che poneva su una questione più alta tutta la vicenda miserevole del cosiddetto finanziamento illecito, quello fu una responsabilità che poi finimmo per pagare, naturalmente, anche noi e con noi l'intera democrazia italiana. Craxi aveva visto la strada giusta, insomma, cosa che la sua personalità lo aiutava a questo, insomma, di sapersi orientare di indovinare, quasi sempre ha indovinato. Questa grande operazione riguarda il finanziamento illegale della politica dall'89 al 92, perché fino all'89, guardate bene, tutta questa materia è amnistiata. La Procura di Milano è una di quelle procure che potrebbe, che dovrebbe tenere San Paolo, perché è stata illuminata, guarda caso, soltanto quando è finita un'epoca storica, perché prima la Procura di Milano. Partito un paese come la Società per Azioni, che deve portare i libri in tribunale, anche se deve pubblicare i bilanci, ma insomma è una cosa molto diversa, è un fatto politico, non è un fatto prevalentemente amministrativo. Quando si parla del finanziamento della politica, è tempo che l'Italia smetta quella ipocrisia che è durata 50, 60 anni, o forse di più ancora, forse dall'epoca dell'Unità d'Italia. Domandiamo a Giuseppe Mazzini come finiva il Partito Repubblicano. Uno dei primi che aprì la strada al finanziamento della Democrazia Cristiana da parte dell'ENI sia stato Mattei. Lo facevano per ragioni politiche vere e proprie, perché ritenevano che complessivamente questa formazione o quest'altra dovesse essere aiutata. Caso diverso è il caso di altri, che lo facevano per ottenere favori, per ottenere un atteggiamento di favore. Perché l'Unione Sovietica finanziava il Partito Comunista? Perché non credo per vendere i prodotti sovietici in Italia, per i prodotti russi in Italia. Lo faceva perché riteneva che quello fosse un importante anello della catena comunista nel mondo. Non credo che quando venivano dall'Unione Sovietica dei contributi al Partito Comunista questi passassero per la Banca d'Italia, probabilmente passavano per il KGB, passavano per le ambasciate e probabilmente passavano anche per conti esteri. L'unica alternativa vera era un aumento equilibrato ma sensibile del finanziamento pubblico. Stiamo parlando di un finanziamento che prevedeva 70 miliardi l'anno, quando i partiti ne spendevano migliaia. L'Italia ipocritamente, falsamente, teneva in piedi una legge che, se si violava, si poteva essere condannati sino a 4 anni di prigione. Tutti la violavano, tutti sapevano che la legge era violata, tutti presentavano bilanci falsi in Parlamento con una grande ipocrisia italica. In quest'Aula e di fronte alla nazione,
Io penso che si debba usare un linguaggio improntato alla massima franchezza. Bisogna innanzitutto dire la verità delle cose. Si è diffuso nel paese, nella vita delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, una rete di corruttele grandi e piccole. È evidente che a ridosso del finanziamento politico dei partiti si formava tutta un'area e un sottobosco che sfuggiva al controllo dei partiti e che aveva un'altra dimensione, un'altra natura. I casi sono della più diversa natura. Spesso confinano con il racket malavitoso e talvolta si presentano con caratteri particolarmente odiosi di immoralità e di asocialità. Dicano, c'era un finanziamento illegale, lo sapevamo tutti benissimo, vi partecipavamo tutti. Dovevamo porre un rimedio, la cosa non andava bene così, non l'abbiamo posto, abbiamo sbagliato. Abbiamo lasciato andare avanti perché ci interessava, questa è la verità. Abbiamo lasciato andare avanti una macchina politico-giudiziaria che colpiva solo da una parte, questa è la verità delle cose, che colpiva solo in alcune parti e non in altre. La prova che non si vuole la verità e che non si è voluta la verità è che quando io parlai di un'inchiesta parlamentare di fronte al Parlamento, mi trovai, il presidente della Camera d'allora disse che era una cosa che non avrebbe ottenuto risultati, ma si sono fatte inchieste parlamentari su tutto, ottenendo o non ottenendo risultati, si sono fatte inchieste parlamentari su qualsiasi cosa. E come mai sul più grande scandalo della storia, il più grande scandalo della storia, non si fa un'inchiesta parlamentare? Perché? E invece si è dato corso a un massacro giudiziario. Quale scopo? Ha uno scopo di giustizia? Ha uno scopo di moralizzazione? Osservo ciò che è avvenuto e se lo osservo per quanto riguarda il mondo politico vedo una certa mappa, una mappa con dei confini, c'è chi deve essere protetto, c'è chi deve essere tenuto a bagnomaria, c'è chi deve essere distrutto. E non si capisce per quale ragione sono tutti alla caccia dei conti del PSI e perché non andiamo alla caccia dei conti del PC? Alla caccia dei conti del PC non ci va nessuno. Ma perché il PC aveva meno mezzi finanziari di noi, ne aveva di più di noi, burocrazie immense e costosissime che noi non avevamo. Ma l'intero sistema cooperativo finanziava il Partito Comunista e sul piano delle leggi di bilancio e delle leggi finanziarie le agevolazioni che si davano al sistema cooperativo era anche un modo perché il sistema cooperativo poi potesse finanziare il Partito Comunista. Noi in tutti gli atti del processo che abbiamo fatto, Enel, Metropolitana, eccetera, ci siamo sempre trovate le carte del finanziamento fatto direttamente dal PC, sempre ce le siamo trovate. Non sono mai state tenute in seria considerazione, tranne per un caso, il caso Greganti, se no anche altri episodi nei quali sono stati pescati con le mani nel sacco. Prende l'episodio di Cusani che porta 2 miliardi nella valigetta a Botteghe Oscure e se ne escono dicendo ah ma poi non sappiamo a chi è stato consegnato, insomma, no? Che è clamoroso. Ci sono tutti degli atti processuali, ma non credo che a voi risulti che ci siano stati dei processi a carico di altri. I magistrati se avessero colpito indiscriminatamente tutti, non sarebbe durata Mani Pulite 6 mesi e naturalmente avevano bisogno di un consenso popolare e sono andati e quindi proprio ecco in alcuni casi si sono fermati ai portoni, in altri casi sono andati oltre il portone, insomma. Non avevamo alternativa, eravamo come una grande nazione indiana chiusa tra le montagne, con una sola via d'uscita, un canyon, e lì c'era Craxi con la sua proposta di unità socialista, in sostanza un progetto annessionistico,
come uscire dal canyon. Questo era il nostro problema strategico. Come trasformare il PCI senza cadere sotto l'egemonia craxiana che avrebbe segnato la disfatta della sinistra? Craxi aveva un indubbio vantaggio su di noi. Era il capo dei socialisti in un paese europeo occidentale. Quindi rappresentava lui la sinistra giusta per l'Italia. Allora avevamo una sola scelta: diventare noi il Partito Socialista in Italia. Era il 29 di giugno del 1992. Geraldo Chiaromonte mi disse e disse a Renato Altissimo: attenti, perché il mio partito ha scelto la strada dell'opzione giudiziaria per raggiungere il potere, e la presidenza della commissione antimafia affidata a Luciano Violante è uno degli strumenti utili, perché in realtà l'opzione giudiziaria potesse nella sostanza essere concretizzata, con riferimento da un lato alla messa in moto di meccanismi attraverso i quali una serie di uomini di governo, a cominciare da Andreotti naturalmente, sarebbero stati poi in 6 mesi sottoposti ad avviso di garanzia per l'associazione mafiosa, camorristica e quant'altro. E dall'altro piano è l'altra tenaglia, che era il finanziamento illecito, sul quale tutti naturalmente avevano il fianco esposto. Questa fu una cosa che ci colpì sia me che Renato Altissimo, e probabilmente la sottovalutammo. La mia formazione politica, che all'epoca era l'Unione dei Comunisti Italiani Marxisti-Leninisti, appoggiò fortemente questa corrente che nasceva all'interno della magistratura e che si proponeva come obiettivo quello di affiancare le lotte popolari e in particolare la classe operaia nella lotta per la trasformazione radicale della nostra società e la presa del potere da parte del proletariato. La questione diventò drammatica quando invece la prospettiva rivoluzionaria venne meno, per cui a quel punto questa corrente non cambiò indirizzo politico, cambiò soltanto strategia, nel senso che si pose al servizio, chiamiamola genericamente, della sinistra, ma in particolare del Partito Comunista Italiano, per aiutarlo in quella che Magistratura Democratica chiamava la lunga via attraverso le istituzioni, cioè lo scardinamento degli avversari politici anche per via giudiziaria, perché venisse favorito il percorso della sinistra verso la conquista del potere. Il 2 settembre 1992 il deputato socialista Sergio Moroni, appreso dai giornali che era inquisito per tangenti, si toglie la vita. Lascia una moglie e una figlia. Nella sua lettera al presidente della Camera, Giorgio Napolitano, scriverà: «Ricordo la procedura delle decimazioni in corso presso alcuni eserciti e per alcuni versi mi pare di ritrovarci collegamenti. Forze oscure coltivano disegni che nulla hanno a che fare con il rinnovamento e la pulizia. Un processo sommario e violento. Cronache giornalistiche e televisive a cui è consentito di distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando dichiarazioni e affermazioni di altri. Quando la parola è flebile, non resta che il gesto». 2 giorni dopo, sul Corriere della Sera, il sostituto procuratore di Milano, Gerardo D'Ambrosio, afferma: «Si vede che c'è ancora qualcuno che per la vergogna si uccide». Non è da meno Luciano Violante, presidente della Commissione Antimafia della Camera dei Deputati. Fare processi a un ceto politico abituato per troppo tempo all'impunità può provocare scompensi. Si sta insistendo nella creazione di un clima infame, che non riguarda solo me. Un clima infame che è di criminalizzazione generalizzata, che non produrrà niente di buono. Tutti gli imputati del processo di Sergio Moroni saranno assolti dopo 15 anni perché il fatto non sussiste.
Il 20 luglio 1993 Gabriele Cagliari viene trovato morto nella sua cella. Si è soffocato in bagno con un sacchetto di plastica. In quale paese civile del mondo, a memoria del secolo, un'inchiesta giudiziaria ha creato un clima talmente infame da provocare vite stroncate, famiglie distrutte, persone distrutte senza neppure essere state ancora rinviate a giudizio e condannate sommariamente nel loro paese, nella loro cittadina, nella loro città. Distrutte. Chi ha creato questo clima e chi ha alimentato questo clima? Utilizzando il finanziamento non dichiarato alle Camere, come poteva però questo diventare uno strumento pratico? Si arrestava l'imprenditore per una soffiata, lo si metteva in carcere e siccome l'imprenditore aveva un problema di dover seguire anche la propria azienda, si dava all'imprenditore la possibilità di uscire e di patteggiare, naturalmente con l'elenco dei politici o dei partiti che aveva finanziato. La carcerazione come strumento di confessione. L'opinione sola di poter impunemente essere oppressi ci spoglia della libera facoltà di valerci dei nostri diritti. Nel caso dei pentiti di mafia il problema è semplice, c'è il boss in carcere, l'assassino condannato all'ergastolo, arriva l'agente della DIA e gli dice: se tu mi dici una cosa su Andreotti o su Mannino o su Dell'Utri, esci libero, ti do pure uno stipendio e proteggo la mia famiglia. Era come la famosa battuta del Padrino, una proposta che non si può rifiutare. Il meccanismo di Mani Pulite era lo stesso. Dalla lettera di addio di Gabriele Cagliari alla moglie mi hanno colpito alcuni passi. Ci trattano veramente come non persone, come cani ricacciati ogni volta al canile. Ciascuno di noi, già compromesso nella propria dignità agli occhi dell'opinione pubblica per il solo fatto di essere inquisito o peggio, essere stato arrestato, deve adottare un atteggiamento di collaborazione che consista in tradimenti e delazioni che lo rendano infido, inattendibile e inaffidabile, che diventi cioè quello che loro stessi chiamano un infame. Come ammetterà in seguito Francesco Misiani, il magistrato della Procura di Roma, autore del primo mandato d'arresto per Bettino Craxi, l'interrogatorio in carcere serviva per acquisire prove che non avevamo. La prigione è piuttosto un supplizio che la custodia del reo. Abbiamo adottato il metodo del dentro fuori, pochi arresti mirati ogni giorno e ottenuta la confessione, subito la libertà o gli arresti domiciliari. Noi non incarceriamo la gente per farla parlare, la scarceriamo dopo che ha parlato. Tacere è già diventare complici. Addirittura quello che veniva dichiarato da chi era in carcere veniva poi nel processo ripetuto, ma ripetuto dal PM, perché in quel caso l'incarcerato che aveva detto e chiamato in correità una serie di persone, poteva anche non ripetere nel dibattimento. Ogni processo si svolgeva così. Questi verbali erano volumi. E il pubblico ministero cominciava a leggere tutto. Giornate intere a stare lì ad assistere a questo che leggeva. Non ci crederete, ma era proprio così. Storicamente è verificabile, è documentato. Giornate intere e il processo andava avanti. Io voglio raccontare un episodio. Erano state arrestate due, un socialista e un democristiano. La mattina presto i carabinieri le vanno a prelevare e le portano in una caserma. La sera questi erano liberi. Quando depositano i verbali,
ovviamente, in cui tutte e due accusavano Craxi di essere il mandante della richiesta di tangenti a una serie di imprese. Andiamo a leggere questi verbali e troviamo che sono l'uno la fotocopia dell'altro. Nominiamo un perito grafico espertissimo tedesco, fuori dall'Italia, il quale ci fa sta consulenza, ci dà sta consulenza e ci dice questa parola identica a questa, fotocopia, questa è l'una la copia dell'altro. Primo elemento. Bettino ci manda una lettera nella quale gli confessava che in carcere non ce la faceva più a stare. Gli avevano detto: se ci dai il nome di Craxi puoi uscire, poi te faremo uscire, insomma, no? Lui gli ha dato il nome di Craxi ed è uscito. E questo con Bettino, gli perdonami, cose, eccetera. Una lettera che ci mandò Bettino. Noi, sulla base di questi elementi, ce n'era anche qualche altro, prepariamo una memoria scritta. Il pubblico ministero immediatamente esercita l'azione penale contro di me e contro Guiso per calunnia. Quindi noi ci troviamo imputati, questo mentre esercitavamo il diritto di difesa, cioè stavamo contestando una prova, stavamo dicendo al tribunale: stai attento che questa prova non è genuina. No, dico il più normale diritto del difensore, calunnia. Il processo penale era diventato una fatica inutile, soltanto retorica, che serviva a salvare l'apparenza, con la folla applaudente fuori a ogni sentenza di condanna che veniva fuori da Milano. Si può anche dare atto a Craxi che in questo processo non è risultato né che abbia sollecitato contributi al suo partito né che li abbia ricevuti a sue mani, ma questa circostanza, che forse potrebbe avere un qualche valore dal punto di vista per così dire estetico, nulla significa ai fini dell'accertamento della responsabilità penale. Bettino Craxi, condannato a 3 anni e a una multa di 60 milioni nel processo Enimont. Craxi è colpevole perché era segretario del partito e tutto veniva deciso da lui. È la tristemente famosa teoria del non poteva non sapere. La mia è sempre stata una posizione di correttezza, a me non mi ha mai corrotto nessuno nella mia vita. Non c'è nessuno che possa dire di avermi chiesto qualcosa, un favore, contrario agli interessi della pubblica amministrazione in cambio di denaro. Non c'è nessuno che lo possa dire e non c'è nessuno che lo ha mai detto. Craxi è stato condannato in 2 sentenze per via definitiva. Quella è Enisai, il processo per Enisai e il processo per le metropolitane milanesi. E il vulnus principale di questa sentenza era che si fondavano su dichiarazione di questi famosi pentiti, vedi Larini e simili, che poi in aula si erano rifiutate di rispondere. Un'organizzazione sistematica di processi falsati. E io mi difenderò di fronte alla giustizia europea e spero di ottenere all'estero, nella comunità europea, in Europa, la giustizia che non ho ottenuto in Italia. Questa è l'unica arma di difesa morale che io ho e che perseguirò fino in fondo. Entrambe le sentenze, quella per Enisai e Metropolitana e Milanese, sono state clamorosamente bocciate dalla Corte Europea dei Diritti degli Uomini e addirittura la Corte Europea bocciò e condannò l'Italia perché aveva impedito a Craxi di difendersi nel giudizio secondo i principi della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma questo, come per Sergio Moroni, interverrà molti anni dopo. Anche il cocer della Guardia di Finanza ha preso posizione. Quindi una clamorosa serie di arresti di apre. Nel frattempo impazzano i processi che stanno cambiando il sistema politico italiano. È terminato in serata a Palazzo di Giustizia il vertice dei magistrati milanesi sul caso Craxi. E ancora in primo piano, come abbiamo detto, l'inchiesta milanese sulle tangenti con un arresto clamoroso. Quello di uno dei tantissime telefonate di protesta. Rappresentativa l'indignazione popolare per quello che è accaduto ieri. Al solito, Craxi parla di persecuzione, di processo politico e solleva il sospetto di amicizie inquietanti del magistrato. Magistrati
che per 50 anni hanno chiuso gli occhi su tutto in cambio dei privilegi. Una volta acquisiti questi privilegi e sono diventati un potere, hanno approfittato. Questo è stato uno dei momenti più negativi e più oscuri, pensare che la magistratura potesse essere il lavacro che sostituiva ogni altro potere democraticamente eletto. Con spirito e ragione, guardatevi da quei giudici giovani, pazzi, arditi, temerari e sanguinolenti, i quali, perché arrivi nella corte la loro fama e che di là venga affidato loro qualche governo, fanno mille crudeltà nelle vostre terre, di tal maniera che vi sarà più da rimediare per gli spropositi che fanno che per le colpe che i vassalli commettono. 1600. E adesso vediamo che cosa succede questa sera a Milano e se la procura... Ma nel bel mezzo della tempesta giudiziaria viene qualcosa di molto importante per l'economia italiana. Per evitare il crollo della lira, la Banca d'Italia ha dovuto compiere una manovra durissima che avrà però costi economici e anche sociali molto salati. La situazione è così grave che anche il Presidente della Repubblica è dovuto... La questione della svalutazione della lira è una storia... Io dico del tradimento della Repubblica. All'inizio del 1990 la lira era nella cosiddetta banda larga del sistema monetario europeo. Che cosa accadde nel gennaio del 90? Che il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, decise di passare la lira dalla banda larga alla banda stretta. Significava che quella lira doveva avere una forza e per avere una forza bisognava offrire alti tassi di interesse. Se mi domandate perché fu fatto questo passaggio, non c'era alcuna esigenza di carattere economico né nessuno ce l'aveva chiesto. L'agenzia internazionale Moody's inaspettatamente declassa la moneta italiana. Nel settembre del 1992 inizia un violento attacco alla lira che, per essere difesa, viene svalutata del 30% dal governo Amato. La Banca d'Italia spende 14.000 miliardi. Il governatore della banca Ciampi in poche settimane distrusse qualcosa come 15.000 miliardi di lire. Per la insistenza del governatore della Banca d'Italia dell'epoca, alcuni soliti noti trasferirono in valuta estera ben 30.000 miliardi di vecchie lire, che nello spazio di 15 giorni avevano perso il 30% del valore. Per cui chi aveva comprato 30.000 miliardi di lire li aveva tramutati in dollari, si trovò in dollari una plusvalenza del 30%, tanto per far di conto della serva 9.000 miliardi in più esentasse. Il finanziere squalo Soros fece una colossale speculazione sulla lira, guadagnando non so quale cifra colossale. Dopo questa sua impresa, a riconoscimento, ebbe la laurea honoris causa dell'Università di Bologna. Grandi intrighi, grandi avventure, alle quali sono portati molto spesso soprattutto i grandi gruppi finanziari. È un tentativo di linciaggio negli anni 90 in Italia. Cosa ha portato a tutto questo? Il 29 aprile 1993, Carlo Azeglio Ciampi è alla guida di un governo nel quale per la prima volta sono entrati anche i postcomunisti.
La Camera è chiamata a decidere sulle autorizzazioni a procedere chieste dalla Procura di Milano nei confronti di Bettino Craxi. La richiesta due giorni fa di autorizzazione a procedere contro Craxi per i reati più gravi di cui era accusato. Come voluto dai padri costituenti, l'istituto dell'autorizzazione a procedere era stato inserito nell'ottica dell'equilibrio dei poteri per evitare che un qualsiasi magistrato potesse intervenire nella lotta politica inquinando il gioco democratico. Stop ai giudici di Milano. L'assemblea di Montecitorio ha detto no a 4 delle 6 richieste di autorizzazione a procedere per Bettino Craxi. Sono quelle inviate. Intanto in aula, dopo il voto, scoppia una rissa. Le reazioni sono violente. E a Milano i giudici di mani pulite, anche oggi al lavoro, non si danno certo per vinti. Il procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli, dichiara che è un atto sconcertante. La Camera ha sottratto Craxi a una prospettiva di condanna. Il procuratore aggiunto D'Ambrosio è più politico. Così si rischia di fare il gioco di chi non vuole il rinnovamento, mentre finalmente sembrava si fosse trovata una soluzione per il Paese. Con questa dichiarazione D'Ambrosio chiarisce il nuovo ruolo del pool di Milano. Si arroga il compito di trovare soluzioni politiche per il Paese, ma non solo, esegue il rinnovamento della classe politica. Innanzitutto il Parlamento non mi ha assolto, perché il Parlamento non mi ha giudicato. Si doveva pronunciare sulla esistenza o meno del fumus persecutionis. Se nei miei confronti c'era stato un accanimento particolare. Gli esponenti della rete, alleati del PDS, sventolano cartelli già preparati. Il capogruppo PDS alla Camera afferma: le forze politiche dimostrano di non avere la minima consapevolezza della situazione del Paese e della richiesta di pulizia che viene dalla gente. Tutto questo configura un mondo di menzogne e di ipocrisia che francamente mi ripugna. Mi ripugna perché alcuni di questi tacciono nella speranza che nessuno si occupi di loro. Altri alzano la voce e sono dei grandi accusatori. Nella piazza antistante alla Camera, il PDS e la rete organizzano un presidio dal quale si alzano cartelloni con scritto «Craxi in carcere, arrestateli tutti». Viene innalzato un fantoccio di Craxi incatenato e in divisa da carcerato. Forse in termini penali, in termini patrimoniali, salverà qualche mese di condanna o qualche poco di miliardi raccattati in danno dei cittadini italiani. Ma lui è sconfitto. L'Italia va avanti nonostante lui e nonostante persone come lui. Il PDS ritira i suoi ministri dal governo. Si grida lo slogan «Craxi in galera entro questa sera». I partiti organizzano manifestazioni in tutta Italia. Ci sono stati in queste manifestazioni slogan, striscioni, grida e volantini di condanna nei confronti dei politici implicati in scandali, ma anche volantini di sostegno al lavoro dei magistrati milanesi. Italia Radio, emittente comunista, invita i cittadini a partecipare a un comizio in Piazza Navona, dove parlerà il segretario del PDS, Achille Occhetto. Che cosa dovevo fare? Io non mi dovevo difendere, non dovevo esporre le mie ragioni. Dovevo stare zitto, come sono stato in fondo per dei mesi. Il giorno del comizio, i giornali aprono con titoli a 5 colonne. Fra tutti spicca La Repubblica, quotidiano del gruppo L'Espresso di Carlo De Benedetti. E questo gruppo è all'assalto del potere, tutti lo vedono. Questo gruppo è in un certo senso la nave ammiraglia di tutto un assalto. Portano delle aggressioni personali con violenza, con una spregiudicatezza e con un cinismo impressionante. Nell'editoriale di Eugenio Scalfari si legge: questo, dopo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, è il giorno più grave della nostra storia repubblicana. Il tipo di giornalista che io disprezzo è il giornalista il quale ritiene di poter scrivere quello che vuole, calcolando che comunque la sua vittima non è in condizione di reagire. Che se c'è una smentita da fare la si metterà in fondo al giornale e che quindi può tranquillamente mentire, accusare, aggredire. O che il conto non lo si paga, che il conto della verità non lo si paga. È ancora più indignata l'Unità, organo del PDS, diretto da Walter Veltroni, il quale definisce quella votazione assolutamente irresponsabile, che vuole bloccare il processo di transizione democratica che faticosamente si stava cercando di realizzare.
Abbiamo persone le quali parlano e quando parlano sembra che sia la parola del profeta, la parola del profeta di Milano. Tutto questo è completamente fuori regola, è fuori dell'armonia della democrazia. Errabondo come Ulisse, infaticabile come Gulliver, riverito come Marco Polo, sentimentale come Lawrence Stern, c'è un viaggiatore in più nella leggenda, Antonio Di Pietro. I suoi spostamenti in giro per il mondo da un paio d'anni a questa parte sono seguiti nei 5 continenti come le missioni pastorali del Papa, dall'Australia a Hong Kong, dal Canada a Bruxelles, via Stoccarda, da New York a Lussemburgo via Madrid. Il giudice itinerante traccia la rotta di una nuova reputazione italiana, diffonde ottimismo, semina fiducia, calamita consensi su quel gigantesco cantiere a forma di stivale che si allunga nel Mediterraneo. A Venezia viene occupata la facoltà di architettura, così come avviene a Genova e a Cagliari. Compaiono striscioni che incitano ladri arrendetevi, a morte Craxi. Le sedi del PSI a Milano come a Roma vengono assediate ripetutamente. Al comizio di Piazza Navona il PDS ha mobilitato 5.000 persone. Craxi, innocente o colpevole? È colpevole. Ma avete già fatto il processo? No, non abbiamo fatto il processo, è colpevole perché doveva essere una persona onesta e dimettersi spontaneamente da deputato in cosa che non ha fatto. Voglio che Craxi vada in galera. Craxi dovrebbe avere il coraggio di venire qui, a Piazza Navona stasera se è innocente. Quindi il processo si dovrebbe fare qui a Piazza Navona stasera? Sì, anche. Arrivati a sto punto sfasciamo tutto. Alla fine la folla viene invitata a proseguire la protesta all'Hotel Raphael, dove alloggia Bettino Craxi, a 2 passi dal luogo della manifestazione. Sei circondato! Bettino, sei circondato! Veniamo da Piazza Navona. Piazza Navona, sono le 7:30, siamo di fronte all'Hotel Raphael. Questo è quello che sta succedendo in attesa che Craxi esca da quella porta. Una marmaglia come ce ne viste tante nella storia, no? Che va a compiere atti di offesa, atti criminali. E quello è un episodio che passerà alla storia per quello che è stato. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto! Monete, tutto, tutto, lanciano tutto! Per la prima volta nella mia vita ho provato sulla mia pelle lo squadrismo. Quello è una forma di squadrismo. Si pretendeva ad ogni costo che io uscissi dalla porta di dietro. E invece io sono uscito dalla porta davanti. Oggi passavo per strada, un tale agitava un cappio, mi ha gridato il cappio. Per fortuna non si è avvicinato. Non so se per me o per lui. Attentato a Palermo contro Giovanni Falcone. La mafia lo ha ucciso. Il direttore. La notizia dell'assassinio del giudice Falcone e della strage di Palermo ci riempie l'animo di sgomento e di rabbia. È caduto un giudice coraggioso, irriducibile nemico della criminalità organizzata. La mafia colpisce ancora una volta lo Stato, lo sfida e lo sconfigge. Chi sono i criminali che hanno messo bombe di fronte a monumenti d'arte, basiliche, luoghi storici e che probabilmente tenteranno di metterne ancora? Chi sono gli assassini che hanno provocato stragi di cittadini innocenti e di servitori dello Stato? 3 tornate di bombe, non tutte forse collegate tra loro, delle quali tuttavia può essere tentata una lettura in relazione con gli avvenimenti che si succedevano. La legislatura prende avvio con l'assassinio di Falcone e la strage di Capaci, cui seguirà l'assassinio del giudice Borsellino. Una campagna elettorale attraversata da una tornata di bombe. 3 bombe esplodono a Roma e a Milano subito dopo i tragici suicidi di Cagliari e di Gardini che avevano suscitato un'enorme emozione in tutto il paese. Niente in questo campo è affidato al caso. C'è una strategia, una tempistica, degli obiettivi che vengono perseguiti con violenta determinazione. Una tesi ed una retorica sostanzialmente falsa
attribuisce queste bombe ad un vecchio sistema che resiste. Lo potrebbe credere solo una opinione pubblica stordita da una propaganda falsa, spregiudicata e persino nazistoide. Ritengo che non da oggi agisca nella crisi italiana una mano invisibile che punta ad esasperare tutti i fattori di rottura e per ottenere questo scopo non esita a ricorrere al classico metodo criminale del terrorismo. Terrorismo mercenario e professionista, non terrorismo ideologico. Questo fenomeno sarà denunciato anche dal capo della polizia al momento delle stragi di mafia, quando la mafia fa saltare in aria Falcone e Borsellino, non per tenere in piedi il sistema, ma per spazzare via tutto quello che era rimasto del sistema storico della convivenza con la Democrazia Cristiana. Penso ad un ambiente che è alla ricerca di rotture violente, di un'ala golpista e avventurista che si muove all'interno della drammatica crisi che ha investito la società politica italiana. Alcune persone pensarono che questa era un'occasione per poter riempire di tecnocrazia una guida del paese che loro avevano sempre ritenuto che la politica della Repubblica garantisse a sufficienza. E che calcola che da un massimo di confusione, di disorientamento, di tensione e di ribellione si potrà trarre il massimo di profitto. C'era un interesse di circoli finanziari, politici e finanziari a poter vedere le opportunità italiane come occasione di bottino, come si vuol dire. Il 25% dell'economia italiana era nelle mani dello Stato, tutte le banche, grandi aziende pubbliche di grande valore strategico che erano nelle mani dello Stato e che lo Stato aveva anticipato di voler vendere. Ne cito solo alcune: la Telecom, l'ENI, l'Enel e tutte le società autostrade e tutte le altre grandi aziende pubbliche. In realtà le privatizzazioni sono state fatte male, sono state fatte in maniera confusa a favore dei soliti noti, non a favore del paese. E stiamo ancora pagando. Non credo che l'industria di Stato meritasse la sorte che sta meritando, tenuta in scacco per anni e poi praticamente privatizzata obbligatoriamente a condizioni molto spesso discutibili, molto spesso discutibili. Esistono delle cattive borghesie, delle cattive elite, quelle che io ho definito elite parassitarie, che vivono appunto non certamente di democrazia, neanche certamente di buon mercato, ma vivono di rendita. E gli anni di Mani Pulite, gli anni della finta rivoluzione, sono gli anni in cui queste elite parassitarie acquisiscono un ruolo e un peso determinanti nella vita del paese. Allora, questa rivoluzione è stata fatta da una integerrima classe dirigente rivoluzionaria che proviene da tradizioni rivoluzionarie che ha sposato da tempo la democrazia, che non condivide più le idee del comunismo, collettivista e burocratico, ma non è lontano dalle idee di un socialismo liberale moderno, che è cosa diversa dal liberismo, che è cosa diversa dal,
dal capitalismo privato puro e semplice. Oppure è stata la porta aperta a grandi poteri economici, che poi sono pochi, e si poteva fare a meno di lasciare questo ruolo egemone ai poteri forti? No, perché i poteri forti a loro volta garantivano la protezione e il sostegno attraverso la loro stampa e la loro informazione di questa falsa rivoluzione. Alla fine del 1993 tutto era compiuto. La gioiosa macchina da guerra del PDS si apprestava alle elezioni, sostanzialmente senza opposizione. La DC si era dissolta, il PSI era in liquidazione. La falsa rivoluzione era compiuta. Ma nessuno aveva calcolato che l'elettorato di questi partiti avrebbe trovato un altro simbolo e un altro uomo per il quale votare. Qualcuno dirà, ma c'erano le televisioni di Berlusconi a fare da controcanto. E qualcuno osserverà, sono arrivate dopo, perché anche loro, per ragioni loro, per ragioni che io non sto ad indagare, hanno partecipato o hanno accompagnato o non hanno contrastato la falsa rivoluzione, salvo poi rendersi conto che la rivoluzione non si può fermare e che quindi si deve dirigere verso chiunque dia l'impressione di dirottarla su una strada diversa da quella verso la quale doveva andare. Ci sono semplici archivi e ci sono raccolte di libri e documenti che ci aiutano a leggere la storia sotto un'altra luce. Ci sono semplici biblioteche e ci sono luoghi in cui tutti possono consultare documenti di grande valore storico e in cui si premiano i giovani più meritevoli. Ci sono semplici convegni e ci sono sale aperte a tutti in cui si discute con passione di grandi temi di politica internazionale. Ci sono semplici X e ci sono X che non saranno mai incognite. Sostieni la Fondazione Craxi.